Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero fra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Sorelle e fratelli carissimi, per la terza domenica consecutiva, Gesù nel suo Vangelo ci propone l'immagine della vigna. Abbiamo capito che la vigna si identifica con il popolo e che essa esprime il progetto di Dio per una umanità nuova, per una Chiesa nuova. Oggi il Signore ci manifesta la premura che da parte sua ha sempre avuto per questa vigna. Vorrei dirvi un particolare che forse non tutti conoscete. Al tempo di Gesù, prima di Gesù, c'erano due tipi di coltivazioni della vigna, uno a carattere più familiare e l'altro a carattere più commerciale. Ogni famiglia vicino alla sua casa aveva un piccolissimo appezzamento di terreno coltivato a vigneto e quasi ogni famiglia all'ingresso della sua abitazione aveva piantata una vite che poi diventava un pergolato. La vite, che dura molti anni, a volte secoli, rappresentava la stabilità per quella famiglia, la fedeltà dell'amore, rappresentava il fatto che quella famiglia lì si trovava e lì voleva rimanere e quindi rappresentava anche un tempo di pace che non costringeva a spostarsi, un tempo di fecondità, perché vuol dire che con quella vigna e con gli altri terreni la famiglia poteva vivere. E questo è espresso anche da un salmo che spesso si legge nelle celebrazioni anche dei nostri matrimoni, il Salmo 128: la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. C'era poi l'aspetto più commerciale della coltivazione, i grandi latifondi che erano assicurati alla coltivazione della vite. Questi erano di proprietà di grandi commercianti, i quali ovviamente non andavano loro a lavorare la vigna, ma la affidavano a degli affittuari, a dei fittavoli, a dei contadini che lavoravano appunto per loro. Loro si presentavano, mentre durante tutto l'anno abitavano a Roma piuttosto che ad Alessandria d'Egitto, ad Efeso piuttosto che ad Antiochia, soltanto al tempo del raccolto, per prendere la loro parte. La vigna, così importante quindi, era stata
espressione di immaginazione, anche dal punto di vista poetico, anche dal punto di vista degli innamorati, per cui a volte quando si parlava dell'attenzione di un contadino per la sua vigna, voleva nascondersi l'amore di un ragazzo per una ragazza, di un uomo per una donna. E probabilmente fu questo che produsse nel cuore del profeta Isaia, circa 700 anni prima della venuta di Gesù, il famosissimo canto della vigna nel capitolo 5 del suo libro, che poi è diventato ispirazione anche per il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato. Anche lì si parla di un uomo che volle piantare una vigna, girò il mondo intero per trovare la migliore vite da trapiantare nel suo terreno, lo circondò con una siepe, con un muro, scavò anch'egli il torchio per produrre il vino e fece anche la torre che serviva per contenere gli attrezzi di lavoro, ma anche e soprattutto per vigilare sul terreno coltivato a vigneto. Questo uomo che aveva fatto così tanto per la sua vigna, che prima di piantarla aveva liberato il terreno dalle pietre, dalle erbacce, dai rovi, aspettava un raccolto abbondante e un raccolto buonissimo. Invece, quando va nella sua vigna per raccogliere l'uva, trova pochi grappoli, tutti mezzi rinsecchiti e di un'uva che era acerba. E allora, dopo l'amore che aveva manifestato a questa vigna, manifesta la sua rabbia e il suo risentimento. Dice che abbatterà la torre, dice che toglierà la siepe e il muro, in modo tale che la gente possa attraversare quella vigna che non aveva voluto portare frutto. Addirittura dice che potranno passare in mezzo ad essa i cinghiali, gli animali, ma non appunto animali qualunque, i cinghiali che per gli ebrei erano degli animali immondi, e addirittura che avrebbe pregato il Signore di non far piovere più su questa vigna. Era il modo in cui egli voleva esprimere tutto l'amore per quella vigna che lo aveva deluso. Isaia, raccontando questa storia, probabilmente aveva suscitato l'interesse delle persone di Gerusalemme che lo ascoltavano, e tutti si saranno chiesti: ma chi è questo ragazzo? Chi è questa ragazza rappresentati dal contadino e dalla sua vigna? E Isaia alla fine lo dice: chi è quel ragazzo? Quel ragazzo è Dio, e quella ragazza è il popolo di Israele. Dio aveva preso il suo popolo in Egitto, lo aveva trapiantato in Israele, nella Palestina, aspettando da lui frutti abbondanti e buoni, e invece il popolo di Israele non aveva portato alcun frutto o frutti del tutto immangiabili. È a questo carme, a questa poesia, a questo inno di Isaia che certamente Gesù si rifà quando racconta la sua parabola. Anche nella parabola di Gesù, infatti, c'è qualcuno che pianta la vigna, qualcuno che pulisce il terreno, che la circonda con una siepe, che scava il torchio per poter produrre il vino e costruisce la torre. Cosa significa la siepe? Evidentemente significa protezione. Da che cosa? Dal punto di vista fisico, materiale, ovviamente, da coloro che avrebbero potuto rubare l'uva, dagli animali che avrebbero potuto rovinare la vigna, come ahimè siamo costretti a fare anche noi oggi con i cinghiali e con altri tipi di animali che potrebbero devastare i nostri vigneti. Ma dal punto di vista spirituale, quella siepe era la Torah, la legge, che difendeva il popolo degli ebrei dal rischio dell'idolatria, dal rischio del culto degli dèi falsi e bugiardi dei popoli pagani, e che li difendeva dagli usi e dai costumi immorali dei popoli pagani.
Per noi che siamo la vigna di Dio oggi, la siepe che il Signore ci mette intorno è la siepe del suo Vangelo, è la siepe della parola di Dio. E il torchio che cosa rappresenta? Ne vedete uno qui vicino a me che simbolicamente vuole ricordarci l'uva pigiata affinché produca mosto e poi vino buono. E nella vendemmia, ce lo ricorda l'esperienza pratica, ma anche il profeta Geremia, si canta, si sorride, si è nella festa, perché, come già dicevamo nelle domeniche precedenti, l'uva, il vino rappresenta proprio questo di più che esprime la gioia della nostra vita, la felicità della nostra esistenza, che è ciò che il Signore vuole per ciascuno di noi. E infine la torre dove mettere dentro gli utensili che si usano per il lavoro, ma soprattutto la torre che esprime la vigilanza, l'attenzione a che nessuno possa fare del male alla vigna. Una attenzione da una parte paterna, maschile, che esprime la forza della difesa, e dall'altra materna, femminile, che esprime la tenerezza dell'attenzione per questa vigna. Anche nella vigna di cui parla Gesù, anche nella parabola che racconta Gesù, però, succede qualcosa di inaspettato. Quando arrivano le persone a chiedere i frutti, questi frutti non si vedono. I contadini non vogliono consegnarli. Chi sono queste persone che vengono a chiedere i frutti? Chi sono questi servi del padrone? Sono proprio i profeti che in più tempi, in almeno due ondate, prima dell'esilio a Babilonia e dopo dell'esilio a Babilonia, con abbondanza il Signore ha mandato al suo popolo perché il popolo potesse consegnare i suoi frutti. Ma ahimè, i profeti non sono stati ascoltati, non sono stati accolti, addirittura alcuni sono stati bastonati ed altri perfino uccisi e lapidati. Ma il Signore non si scoraggia, continua ad inviare persone fino ad inviare il suo stesso figlio. Naturalmente il padrone di questa vigna è Dio, che ha continuato a mandare i profeti fino ad inviare Gesù, il suo figlio, che diventa uomo per la nostra salvezza. E continua il Signore ad inviare i suoi profeti, i suoi messaggeri, anche oggi a noi che siamo la vigna del terzo millennio, che siamo la vigna del 2000. Anche a noi il Signore invia questi messaggeri, anche per noi il Signore ha mandato suo figlio che ha parlato e ha fatto cose strabilianti, ma anche noi a volte non accogliamo l'annuncio di questi messaggeri del Signore. Come gli antichi, anche noi non ascoltiamo i profeti di oggi, a volte li maltrattiamo, a volte li facciamo anche morire. Se vogliamo rimanere solo alla Chiesa italiana, vi potrei fare alcuni nomi di profeti non ascoltati e rivalutati solo a distanza di tempo, di molto tempo. Don Primo Mazzolari, Don Lorenzo Milani, Don Tonino Bello, questo vescovo di cui è aperto il percorso verso la santificazione. Persone che quando annunciavano la volontà del Signore, quando volevano difenderci dagli attacchi di una mentalità negativa, mondana, che voleva corrompere i nostri frutti buoni che il Signore attendeva, non sono stati ascoltati, anzi venivano messi all'angolo, anzi venivano maltrattati. Ma Gesù continua a parlarci nella speranza che noi possiamo cambiare la nostra mente e il nostro cuore, nella speranza che noi finalmente possiamo imparare a produrre frutti buoni nel nostro essere la vigna del Signore. Per questo motivo ciò che il Signore fa
è diverso da quello che si aspettavano i capi del popolo, i sacerdoti, gli scribi e i farisei che lo ascoltavano mentre parlava. Loro non accettavano i profeti perché presumevano di avere frutti e di averli abbondanti, buonissimi. Loro, con le loro liturgie, con i sacrifici che facevano nel Tempio, con le loro preghiere, pensavano di essere già a posto, di non avere null'altro da dare al Signore che veniva a chiedere i frutti. Non avevano fatto tesoro di ciò che aveva detto in modo particolare il profeta Isaia nel capitolo primo e soprattutto nel capitolo 58 del suo libro. Non sono i sacrifici, non sono gli incensi, non sono semplicemente le preghiere ciò che io voglio. Io voglio la giustizia, io voglio il rispetto dei poveri, io voglio l'accoglienza dei forestieri, non voglio il digiuno falso che voi fate, quello attraverso il quale piegate il vostro collo come un giunco, quello attraverso il quale usate sacco e cenere per letto. Io voglio che voi portiate frutti di giustizia, frutti di amore, frutti di pace. E anche questi stessi frutti il Signore vuole da noi. Gesù li coinvolge e chiede, una volta che ha detto che quei contadini hanno ucciso perfino il figlio portandolo fuori della vigna, proprio come successe a Gesù, che fu portato fuori di Gerusalemme sul Monte Calvario e lì crocifisso. Cosa fareste voi a questa gente? Loro dicono: noi li distruggeremmo, noi li uccideremmo e daremo la vigna ad altri. Il Signore invece dice: il Padre non fa così, il Padre non distrugge, il Padre non uccide, il Padre, attraverso quel delitto orrendo che i contadini avevano perpetrato, cioè l'uccisione del figlio, fa nascere un progetto ancora più bello, una salvezza ancora più grande, il trionfo dell'amore nel modo più assoluto possibile. Quella pietra che i costruttori avevano scartata diventa la testata d'angolo, diventa il fondamento sul quale costruire il mondo nuovo e la Chiesa nuova. A quella Chiesa noi ci dobbiamo appoggiare, a quella Chiesa noi dobbiamo fare riferimento perché davvero i nostri frutti possano essere abbondanti. Ma come fare a riconoscere i profeti che, come vi dicevo, ancora oggi il Signore ci invia? Li possiamo riconoscere da tre caratteristiche. Essi non cercano mai, per loro, scatti di carriera, aumento di guadagno, non cercano il loro interesse. Essi ci rimettono sempre di persona. Ed essi fanno le cose per amore del Vangelo e per amore della giustizia. Se vediamo gente disinteressata, se vediamo gente che è capace di sacrificare le proprie cose, la propria stessa vita, per amore del Vangelo e dei poveri, certamente essi sono profeti che vengono a noi nel nome di Dio. Non è un rischio che corriamo solo noi. Anche nei primi secoli, Pietro, scrivendo alle sue comunità, deve dire agli anziani, ai vescovi, ai sacerdoti: «Mi raccomando, non state in mezzo al popolo per vostro interesse personale e non state in mezzo al popolo come padroni. State in mezzo al popolo come servitori, per il loro bene, e mettetevi a loro disposizione». Così i frutti dei sacerdoti, dei vescovi, del Papa, ma anche di tutti quanti battezzati, di tutta quanta la Chiesa, saranno buoni ed abbondanti, e il Signore sarà contento di noi.